Abbiamo accantonato nei primi 3 anni e qualche mese di legislatura. Sono, per chi non vede ancora da laggiù, sono 808.969 euro e 34 centesimi. E non so se prima vi ha accennato qualcosa anche Andrea sulla restituzione, sull'emendamento che abbiamo proposto, anche siccome è fresco, venerdì noi abbiamo tornato per il terzo anno di fila a chiedere anche ai nostri colleghi di mantenere quella che era la loro promessa elettorale, quindi non una proposta demagogica e populista del Movimento 5 Stelle, ma la loro promessa elettorale, perché era stata la Presidente nel marzo 2013 a dire che si doveva arrivare a 5.000 euro lordi di indennità. Ebbene, noi dal maggio 2013 siamo andati anche oltre, perché noi ci prendiamo in realtà molto meno dei 5.000 euro lordi che proponiamo anche agli altri che ci hanno proposto, e questo qui è il risultato. Come vedete, nonostante ci vengano a dire ogni volta che abbiano dimezzato gli stipendi ai consiglieri regionali, noi gli dimostriamo che non è vero, e questa è la dimostrazione, perché nonostante il taglio del 15% di fatto che hanno attuato nel 2013, noi comunque riusciamo sia ad avere uno stipendio che per noi è dignitoso, sia ad avere rimborsi a piedi lista che ovviamente tutti quanti potete vedere, ma soprattutto ad accantonare queste cifre che, come dicevamo poco fa, vanno al fondo sviluppo per le piccole e medie imprese. E quindi questo qui è il nostro ottavo Restitution Day, ottavo assegno. Grazie a voi. Sarà per il nostro primo milione, naturalmente.